Bene, dai, lui che è più giovane, dai! Un bel sospiro! Che cosa? Oh, madonna mia! E come te lo faccio a spiegare a questo? Come? Ah! Come? No. Zitto sempre! No, non zitto, non ha capito niente, manco tu! Il sospiro, di, come si dice? Maniac, maniac! Vai! Cioè proprio stiamo senza speranza! Dai, un bel sospiro in questa bella notte! Vai, fammelo! Non mi fa l'ultimo sospiro! Però. Vai! Come vuoi! Come lo vuoi! Oddio, posso pure scegliere! Salvato! Chi è? Salvato! Ha visto gli uomini dove stanno? Vai, bel sospiro, un po' l'ingresare! Uno solo? No, perché tiene pure la forza di farlo prolungare. Beatato, che te devo dire? Vai, per ridere un po', dai. Che cosa devo dire? Devi fare il sospiro da maniaco. Da maniaco? Ma che è il gruppo San Patrignano stasera? Cioè, avete organizzato, avete fatto bene. Fallo tu che fai tanto offri. Ma vedete come sei congiata? Ma chi te l'ha fatto mettere sta camicetta? No, fai bene a portarla, prima o poi torna di moda, insomma. Dai, stiamo giocando, lei mi permette. Mi fa un bel sospiro da maniaco? No, non do niente. Ma lo trovo sto maniaco, vai, Mastro Lin, vai! Voglio tu un gioco, manco a respirare. Dai, dai, un bel sospiro. Ma che siete fiacchi all'orecchia? Ma dai, vai, ma tu sei immagnato, mania, come sa? Vai! Che tu sospiro non ne esce, no? Questo già sta un poco meglio, voglio dire, vai! Da tiene le morroide! Ma camminata! Meglio il mio maglietto! Salvato! Dice tu sei fissato! Salvato, io tengo un maniero personale! Mi chiama tutte le mattine! 905-9010! Se fino a 9:30 non mi ha chiamato, lo chiamo io, Salvato! Se dovesse in casa che mangio in maniaco mi chiama più. Ma ce l'ho avuto pure io 20 anni, sa? Quando una ragazza ha 20 anni ed è nel pieno della propria energia, dei propri ormoni galoppanti, pensa che una donna a 40 sia una donna finita. Signora, l'abbiamo pensato tutto. E invece poi arrivi a 40 anni e ti rendi conto che teneva perfettamente ragione. Signore, fate come me, c'ho il segreto. Io mi immergo nel training autogeno. C'ho 20 anni, c'ho 20 anni, c'ho 20 anni. C'ho tutte le forme, Salvato, tutte le forme, tutte le forme. Mi ritorna l'eco, deforme, deforme, deforme. Una donna a 20 anni c'ha tutta la vita davanti. Una donna a 40 la vita ce l'ho un po' sparpagliata dappertutto. Una donna a 20 anni fa carriera se la dà, a 40 se la tiene. Una donna a 20 anni si mette in vetrina, a 40 comincia la svendita totale. Una donna a 20 anni si fa pregare, a 40 comincia a pregare lei. Santa Agnese, Santa Maria e Santa Rita, fammi la grazia di non farmi restare zitella a vita. Grazie! Grazie! Restituisco il microfono. Grazie Daniele, grazie, buonanotte. Meriti la passerella, Teresa Lallo. Voi dovete sapere che nel corso del nostro convegno di ieri abbiamo usufruito. Guarda, sto usandone due, c'è un motivo. Abbiamo usufruito della collaborazione di una lauriota che è stata la nostra gentilissima interprete. Allora io, mentre si esibiva Teresa Lallo, ho notato una cosa che voi non potevate vedere perché in prima fila, ma è buffissimo, perché questo è uno scrittore di Memphis, bravo, capiva tutto.
questo signore, l'onorevole Pittella, ha capito tutto. Questo signore è un console, che era ambasciatore, che rappresenta, no, un pochino di più, che rappresenta il Marocco, quindi capiva molto bene l'italiano. Questa signorina, alzati, è Milena Petraglia, la nostra interprete. Prego, tanto che si è beccata un applauso. La quale è vicino al ministro della Giordania, che non parla italiano. Hai dovuto tradurre anche tutte le battute di Teresa, perché questo signore cercava di capire, perché poi quel settore invece è dominato da colui che rappresenta 200 università di tutto il Mediterraneo del nord e del sud, quindi parla benissimo l'italiano e le traduceva parzialmente, perché anche lui, quello, il mio amico che arriva da Tunisia, capisce molto bene l'italiano. Ma questo ministro, al quale da tutto il nostro rispetto, perché il ministro della Giordania, ospite di Lauria, si rivolgeva come consulenza sempre a Milena, e Milena doveva tradurre le battute piuttosto pesantine anche di Teresa, ma anche tutta la derivazione dei sospiri. Li hai fatti tutti. Questa è stata la parte più difficile. Quella è stata la parte più difficile, va bene. Allora, ho voluto rendere omaggio alla bravura di Milena anche in questo caso. E adesso, prima abbiamo parlato di Joao Gilberto, di Astro Gilberto, di Bruno Martino. Adesso parliamo di Vinicius de Moraes. Gli amici della musica brasiliana sanno che si parla di un dio, Vinicius de Moraes, vicino poi a tanti cantautori che hanno seguito le sue orme, ai quali un italiano è stato particolarmente vicino, a Vinicius de Moraes, ed era Sergio Endrigo. Ma voglio dirvi che il nostro complesso, alle mie spalle, adesso eseguirà La Primavera, musica di Carlo Riva e parole di Vinicius de Moraes. Prego! Thank you.
Bene, noi stiamo per avvicinarci e per